come nasce l'idea di Buongiorno Papà? Guarda, l'idea di Buongiorno Papà, metto qua scenografia, sì. Nasce da, no, in realtà guarda, è un soggetto di Massimiliano Bruno che ho trovato, il mio produttore mi ha fatto leggere perché pensavo fosse giusto per me, e io l'ho letto, mi sono innamorato di questa storia, di questo padre, di questa figlia, e siccome la mia, insomma, il mio desiderio, la mia voglia come richiesta sono quelle di fare la commedia romantica, ho pensato che fosse il soggetto giusto per me. Quindi ci ho lavorato, ho scritto varie versioni di sceneggiatura finché è arrivato al film che il 14 marzo esce. Parlaci del tuo personaggio in questo film. Paolo è un personaggio molto buffo, molto tenero, una specie di nerd che amerebbe fare le feste per i bambini, ed è il contrappunto tenero a quello che è il protagonista Andrea, il personaggio di Raul Bova, che invece è uno che non ascolta, che è completamente chiuso in se stesso. Mi sono divertito molto a vestirmi da clown, ho divertito un sacco. E una scena che ti ha particolarmente divertito a girare? Ce ne sono molte. Giallini, no, ma quando io e Giallini abbiamo fatto la festa con i bambini, le facce dei bambini quando Giallini vestito da Kiss ha cominciato a fare quella roba lì, è una cosa che mi ricordo e mi porterò per tutta la vita. Il 14 marzo esce Buongiorno Papà, andate al cinema, venite al cinema, si diverte un sacco, si ride con Giallini, con Bova, con me, con Nicola Di Mauro, ci si commuove un po', scappa qualche lacrimuccia, e quindi secondo me vale la pena che di venire al cinema a vedere. Iniziate da una parte. Iniziate da destra. Eccola. Grazie.